casa di Nico. Andiamo. Meno male che aveva fatto il video in cui diceva, cioè aveva pure gli arresti domiciliari notturni, tra l'altro. Poi c'era pure il video. Vedete che sono stato assolto da tutto, non ho più nulla a mio carico, eh. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo diretti a Livorno! Livorno! Eccolo qua! Perché stiamo andando a trovare, se non ci schiantiamo prima, Nico Livorno 1. La star del canale. In questo periodo non c'è live in cui non parlo di lui, non c'è live in cui lui non parla di me. Abbiamo trovato casa sua e oggi gli andiamo a fare una sorpresa. Lui sta in live su Instagram con Shaq, un mio fan. Speriamo di beccarlo, a noi manca un'ora di viaggio. Speriamo di beccarlo quando sta in live, perché è veramente da clip se riusciamo a suonargli proprio mentre sta in diretta. Non so se lui ci credeva troppo che sarei andato, perché mi aveva lasciato l'ultima volta con questo vocale. Tu hai fatto il video dove dicevi di venire e non vieni perché non hai il coraggio. Non hai il coraggio di venire, uno, e due, stai truffando solamente i tuoi iscritti. Minchia, beh, quindi adesso gli dimostreremo che non è come crede. Allora, aggiornamenti, purtroppo Nico è uscito dalla live, ma vediamo di farlo ritornare in live alle 15.15 nel momento in cui arriviamo. Nah, ma gli puoi chiedere per favore se è uscito, perché è uscito, se è andato a mangiare, che cavolo sta facendo? Sì. Niente, non si sa perché sia uscito, proveremo a farlo tornare in live per quell'ora. Vediamo se ci riusciamo. Oh beh, nel frattempo, mentre ci dirigiamo lì, facciamo una reaction al video che ha fatto riguardo la sua nuova crew col tag pace. Lui vuole portare la pace nel mondo, ha detto, quindi sentiamo che dice, qui ci elenca le regole. Ma comunque ragazzi, allora, le regole ve le rispiego da capo, perché tanto... Allora, uno, ragazzi che entra nella mia crew non dovete attaccare i membri alleati e i membri nostri. Due, non dovete insultare i membri nostri, cioè quelli che stanno nella crew, e non dovete insultare i membri alleati. Invece, se bestemmiate, venite buttati fuori dalla crew, perché sicuramente a me le bestemmie mi danno noia. Addirittura. Una vuole scappare, una può scappare tanto, non le dovete dire perché vedete buttate fuori, se le faccio scappare tantissime. Le acciuffo tutte e non le faccio scappare. Dovete portare rispetto anche agli alleati con noi. Okay. Gli alleati sarebbero quelli che io faccio alleanza, tipo un'altra crew. Beh, perfetto, detto in italiano correttissimo. Comunque, ragazzi, per entrare le regole sono non bestemmiare. Okay. Rispettare le regole. Beh, le regole sono rispettare le regole. Perfetto. Comunque, prima stavo seguendo la sua live su Instagram, è tutta un'altra persona. Nei video fa tutto l'educato, quello che non dice parolacce. L'altra sera in live mi ha pure detto, no, esco dal party perché dice le parolacce. Su Instagram è uno scaricatore di porto quando non è nella sua diretta. E il tag si chiama, il mio tag è Pace. Ok, siamo riusciti a farlo rientrare in live, fortunatamente. Siamo lì, Livorno. Da notare, ha appena detto, ma lui sta venendo in Toscana perché ha visto le storie di Nana. Ma dove in Toscana? Indovina un po' dove in Toscana. E perché proprio a Livorno? La saluto, signora. Ciao mamma, ciao mamma. Ciao, che cavolo va? Da 3 isolati di distanza, ciao. Allora, tutto a posto? Qua bisognerà sfocare tutto comunque nel momento in cui gli arrivo davanti casa, purtroppo. Eh? Ciuppa! Melo! Raga, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Polizia municipale! Altrimenti condividete i miei video con tutti, che faccio video contro Fanapton. Ha detto che dopo la life real. Life real. Mi blocca su tutti i punti. Se non ti presenti, nabo 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 nabo, yeah. Che cazzo è? Nabo nabo nabo. Si può stare al semaforo rosso con lui che canta nabo nabo. Nabo 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 nabo.
Allora io parcheggio davanti, voi restate in macchina, allora tu guardi, inquadri la live, cerchi di inquadrare un po' me e un po' la live. Curiere! Cos'è? Ciao! Siamo arrivati, quella? Siamo Nico Livorno 1. Di qua? No, qua davanti. Dai, ma porca miseria, ha abbandonato lui. Ma un po' niente. È uscito. Secondo me ha visto la cosa. Sì, ma è buono. Vabbè, vado. Vuoi il telefono? No, no. Dai, Nico. Qua, tre minuti. Inquadro io. Vendo. Sono qui. E qui purtroppo non posso farvi vedere altro. Uno, perché c'era un vento assurdo, il microfono non ha preso niente. Due, perché anche sfocando si capirebbe troppo, ma abbiamo incontrato Nico e il resto, beh, lo vedete ora. Comunque sappiate che ci ha invitati dentro casa sua. E noi, beh, ovviamente con estremo coraggio abbiamo accettato. Signori, ma chi l'avrebbe mai detto? Ci troviamo alla vecchia maniera col microfono dell'iPhone. Ci troviamo qui a casa del nostro amico Nico. A Livorno? Sì. A Livorno, perfetto. Questo si può dire? Sì. Perfetto. Ovvio. Allora? Allora, la storia è iniziata da fratello e sorella. Ok. Che ti ha dato noia. Va bene, che poi è diventata un'accusa continua nelle tue live, nei tuoi video, sia che io faccia pagare per giocare con me e tu invece giochi con tutti. Cioè, tu sei bellino che giochi con tutti, no? Io invece sono brutto e cattivo perché faccio pagare per giocare con me, giusto? Sì, normale. Sono brutto e cattivo. Giochi sia con... No, cattivo no, brutto no. Però... Brutto forse sì, cattivo no. È una cosa sbagliata. Mm. Perché potresti giocare sia con l'abbonato e alcune volte con chi non è abbonato. Ho capito. Però io lo... cerco di dirlo nella maniera meno... di modo che io sembra che me la stia tirando il meno possibile, ma penso tu comprenda che è difficile giocare con tutti. Ma non è... Sì, è vero, però io se poi avrei una forma di quelli iscritti, cioè tanti iscritti, io giocherò con tutti ugualmente. Chi cioè, metti chi... caso, c'hai 100.000 iscritti. Ok. Entrano e chi entra, entra. Chi non entra, non entra. Quello che non hai considerato è che c'è un limite... che io non posso sormontare, il limite degli amici del PSN. Le community le hanno tolte, quindi una volta che io accetto 2000 richieste di amicizia, con chi gioco? Che tra l'altro è un discorso a parte questo. Sta di fatto che il giocare con me, i raduni che facevo con gli abbonati, li facevo in più. Non è che io dico se volete giocare con me dovete abbonarvi, capito? Non è una cosa che io faccio perché devi abbonarti per giocare con me. Se tu ti abboni hai quella cosa in più. Io non sto giocando con nessuno da secoli. Però che parli dei miei iscritti, dei miei fan male, quello non mi va proprio bene. Di chi ho parlato male? Lorenzo. Beh, abbi pazienza, dice le stesse identiche cose tue spiccicate. Dice che appunto YouTube non dovrebbe essere un lavoro. Per lavorare lui ti diceva in senso vai a fare un lavoro tipo al supermercato o lavorare a giro. Metti caso YouTube è un lavoro. Questo quindi tu ti dissoci da questa cosa che ha detto. Questa del lavoro, sì, perché è un lavoro. Però si ricollega appunto al discorso che io chiedo gli abbonamenti per i soldi. Ma io gli abbonamenti le metto per chi mi vuole abbonare. Pare sempre che uno è scemo, perché se uno fa una cosa in più è scemo. Cioè dovrei mettere gli abbonamenti fine. No, allora. Cioè io metto gli abbonamenti, uno paga, non gli do niente, giusto? Cioè no, questo è il ragionamento. Sicuramente gliele dai, ovviamente. Allora io se, però se faccio una cosa in più sono scemo. Fai dei video? No, fai dei video e fai tanta roba bellina, è vero, questo lo ammetto, fa cose belline. Io alcune volte sbaglio qualche video, però ho sbagliato a fare questi video qui, però ora mi correggo un po' sul video che faccio. Sì, beh, il video che in cui piano piano si impara a capire le cose. Volevo dirti anche un'altra cosa. Tutti quelli che ti seguono, tutti i tuoi fan, sono tutti tossici. Dici? Il discorso è questo: se uno genera odio, attira odio. E io se arrivano... Io non genero odio. Ma se arrivano solo persone che ti insultano, ti dicono questo, ti dicono quello, una domandina io me la farei. Perché dico la verità.
Ah, quindi dire la verità attira solo odio. Guarda caso, però, io dico io la verità. Attiro odio. Mi sembra il contrario, perché di 20-30 spettatori che fai a live sono tutti haters. Perché guarda, una su due dei tuoi video è una stronzata e l'altra è una tua opinione. Sei un teppista. L'ha fatto, raga. Allora, io, cioè, ho detto quello dei trasferimenti dati. Comunque Rockstar e tutte le altre aziende di gioco, dico una cosa: se voi mi chiudete i trasferimenti dati, dico che io andrò a denunciare e anche tutti loro andranno a denunciarvi. A cosa è servito? A nulla, però. Ma capisci che se tu poi dici se fate questo, attenzione, io denuncio Rockstar, non è che loro dicono porca puttana, ci denunciano, per cosa li denunci? Ragazzi, se fanno, chiudano trasferimenti dati, andate tutte a denunciare. Questa è una mia e come funziona? Scusa, tu quando... E questo è quello che io farò. Scusami, tu quando inizi a giocare... business. Ho capito, ma quando tu compri il gioco e inizi a giocare al gioco, accetti il contratto, no? Sì, ma il contratto non lo devono più mettere, perché sinceramente... Sinceramente, niente contratto. Anche te. Cioè, capisci che ripetere da anni la stessa cosa, lo stesso messaggio per le case dei giochi, non è che sia proprio il massimo. Sì, vabbè, infatti ho detto ora basta un po' con questa cosa. Ve l'ho detta, non ve la voglio più ridire. Se volete andate a denunciare. Io vado a denunciare. Ecco, riguardo a cose di cui parli continuamente, ecco, ogni live, il tuo canale praticamente è basato sulla mia presenza. Adesso ormai non c'è video, non c'è live in cui non ci sono io. No, perché attenzione, perché io sono venuto a cercarmela questa questione, come mi sono andato a cercare tutte le altre questioni che ho portato avanti. Sì, giusto? Devi capire però delle cose. Sì. Queste cose che ti ho detto le dovresti capire, penso, spero. Cosa? Ti ho detto tante cose, boia. Sì, ma non sto capendo che cosa dovrei capire. Il rispetto mi ha portato a tutti. Io ti porto il rispetto. Sì, beh, fare una live su due o due live su due addirittura, in cui dici che sono un venduto praticamente, che faccio giocare con me solo la gente che paga, che bullizza i bambini. Sì, vero lì. Sì. Però, cioè, il rispetto va portato a tutti. Quando lo danno. Non certo. Mi sembra ne abbia dato io troppo. Io non te lo sto dando. Cioè, non ti sto offendendo. Non so nemmeno io, Nemmeno io? No, ti ho invitato a un party. Cazzo, la prima parola. Ma cazzo, non è mica offenderti. Lui c'ha un problema con le parolacce. Cioè lui su Instagram, se lo beccate in live da qualcun altro, è uno scaricatore di porto allucinante. Se lo beccate nella sua live, preciso, perfetto, neanche una parolaccia. O se va azzardato a parlare in party dicendo una parolaccia, no. Basta. Ho eliminato subito la live. Ma che problema crea? Non mi attaccavi ugualmente. Ma non è giusto, Silenzio. Ma non credi che il problema maggiore sia il fatto che tu ridici la stessa cosa, così gli altri di cose non vere, fai questo, fai quello. Ma che fermo? Non mi attacca. Perché no? E che cazzo, tanto non è che cambia molto se sei fermo o meno, se giochi o non giochi, non è che cambia il punteggio più di tanto. Devi farmi la kill! Sì! Vai! La prima sfida quant'era? Non mi ricordo neanche più. 20 a... no, 30 quasi. A 2, tipo. No, io 30. Ma quando mai? Sì, va a vedere quella con la musica, non l'ho vista nemmeno. No, forse quello in cui ti ho fatto 100 kill. Sì, però... Moro, 100 kill a 30. Però contale tutte insieme, sono un bel po' di kill. Sì, ho capito, ma l'importante forse è vincere. Certo che poi se mi dici anche cose del tipo io ho detto vado a casa di Nico, poi basta, è chiusa lì. No. Tu hai detto no, se la chiude lì mi blocca, ha paura. E sboro, allora vuoi andare avanti? No. No. Non vuoi andare vorrei avanti. Vorrei che tu... Mi sono preso paura. Capisci? Vorrei che lui capisse. Ti porterò rispetto, però i tuoi fan non hanno chiuso con me. Ecco, è una cosa che confondete spesso, il fatto che i miei fan vengano ad attaccarvi. È inevitabile che poi i miei fan vadano ad attaccare le persone con cui ho avuto a che fare, anche se per me la questione è chiusa. Il problema è che poi ce la si prende sempre con me. Gira e rigira, se vengono i miei fan da te, io ho chiuso la faccenda, tanto comunque tu la riapri perché viene fuori il discorso. È sempre così. I tuoi fan sono... Allora, i tuoi fan sono i tuoi fan, poi... E non si è chiarito, però non c'entra nulla a bloccare la gente, cioè.
parte sei un bravo ragazzo, perché ora ti ho conosciuto anche da vivo, è un bravo ragazzo, è vero. So pensa che a te, faccio schifo. Ora qualche mio fan dirà qualcosa contro di me sicuramente, o si schiereranno da te. Comunque dico io, è un bravo ragazzo, perché sinceramente nella vita reale è diverso, nella vita, nel gioco diventa un gioco, diventa del gioco. Vabbè, la situazione è questa. Va bene un caffè ora? Ora basta, sì. Va bene ora un caffè. Va bene. Abbiamo parlato... aspetta un attimo, dammi un secondo. Va bene, abbiamo parlato del più e del meno. Questa missione l'abbiamo portata a termine entrambi. Finalmente. Lui non ci credeva. E invece, ragazzi, passate al suo canale. Iscrivetevi. Vai. No, dillo te, dai. Iscrivetevi, mettete like, attivate campanellina, condividete questo video ovunque. Noi ci rivediamo alla prossima. Da Nicoli Livorno 1. Da Nicoli Livorno 1, lo youtuber. Perfetto. Ciao. Ciao.